Buonasera dal Pala Bakery di Piacenza, dove sta per andare in scena la seconda giornata del girone di ritorno Serie B, girone A. Quest'oggi in campo la padrona di casa Bakery Piacenza affronta la Jessi Valsesia, con la squadra piemontese ottava in classifica fino a questo momento, una delle formazioni che sicuramente sta cercando di conquistarsi un posto ai playoff. Piacenza dal canto suo è terza in classifica alle spalle di Forlì e Cecina, lotta sicuramente per obiettivi più ambiziosi e recupera quest'oggi niente proprio di meno che Capitan Luigi Dordei, fermo 4 mesi per un infortunio alla spalla. Fa oggi presumibilmente il suo esordio in campo, sicuramente è a disposizione di coach Bizzosi. 2 minuti e 40 a questa prima palla a due. Squadre che hanno un solo precedente nella propria storia, ovvero il match di andata. Vinse Piacenza una partita piuttosto difficile, piuttosto strana. 51 a 58 il risultato, sicuramente non appannaggio degli attacchi, per così dire. Percentuali molto basse, siamo poco sopra il 30% in quel caso per entrambe le formazioni. Poi alla fine il sangue freddo, la maggiore esperienza, la maggiore freddezza dei biancorossi portò la Bakery alla vittoria con ben 2 giocatori in doppia cifra. Parliamo di Gasparin, quota 11, Sanguinetti, quota 15. Sanguinetti purtroppo out in questa sfida, un leggero problema fisico che vedremo per quanto lo terrà fuori. Sicuramente questa partita poi lo staff farà di tutto per recuperarlo al più presto. Tutto pronto, mancano soltanto 2 secondi, si potrà iniziare. Vediamo quindi i quintetti scelti dalle due panchine. Piacenza parte con Gasparin, Magrini, Soragna che torna a fare il proprio ruolo, ovvero l'ala piccola, Luigi Dordei e Francesco Infante come centro. Entra in campo anche la Jessi Valsesia, abbiamo visto Paolin, ovviamente Capitan Santa Rossa, Zucca, Quartuccio e l'ultimo dovrebbe essere Giacomelli. Si tratta proprio di Giacomelli, ultimi saluti fra le formazioni e si può iniziare con la prima palla a due di questa sfida. La prima nonché l'unica, stante la regola della freccia. Ha vinto Piacenza questo possesso. Gasparin supera la metà campo e Dordei tocca il primo pallone di questa sua stagione. Il taglio, prova a prendere posizione, c'è un chiaro mismatch contro Quartuccio, ma il tiro è preso da Gasparin, sbagliato, e quindi rimbalzo è di Paolin, che trova
un compagno sotto c'è il fischio. Si accusa subito Gasparin di questo fallo, che è il primo della sfida, quindi naturalmente il primo personale nonché di squadra per Piacenza. Ripartiti con Quartuccio, che trova Paolin, il palleggio non ha sfruttato il picchero con Zucca, il quale attacca Infante e sbaglia questa conclusione che gira sul ferro, controlla Dordei che corre in contropiede, lo scarico fuori misura per Suragna, ne frutta una palla persa. Giocati 45 secondi in questo primo quarto, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Quartuccio in palleggio marcato da Gasparin, ci arriva il blocco di Zucca che riceve un buon pallone, fischiato un fallo, dovrebbe essere di Infante, esattamente fallo di Francesco Infante, arrivato tardi a prendere posizione e quindi manda in lunetta Zucca. Zucca che va cortissimo con il primo tiro libero. Sbagliato anche il secondo, ma attenzione, rimbalzo in attacco per Santa Rosa, quindi nuovo possesso per i piemontesi. Vediamo Quartuccio, prova ad attaccare dal palleggio, sul cambio serve bene Zucca, il quale però sbaglia questa conclusione, lotta molto bene per il rimbalzo, a uscirne in qualche modo è la Jesse Valsesia che va nuovamente dal proprio lungo, il giro sul perno si arresta, stoppato da Francesco Infante che cattura anche questo rimbalzo. Quindi si rimane sullo 0-0, però possesso per la Beccheria Piacenza con Magrini, prova a farsi spazio, si va da Dordei, palleggio, l'arresto e il tiro, purtroppo sbagliata la sua conclusione di un nulla, la palla rimbalza più volte sul ferro, gira, poi esce, Quartuccio si arresta, trova Santa Rossa marcato da Luigi Dordei, palla per Paolino fuori dai tre punti, batte dal palleggio Magrini, forse troppo rigido sulle gambe in questo caso, primi due punti della sfida quindi per la Jesse Valsesia, 2-0, giocati praticamente due minuti in questo avvio di partita, l'uscita dai blocchi di Dordei per Magrini, il quale poi torna da Gasparin, prova il pick and roll con Francesco Infante, c'è un fischio, dovrebbe essere fallo di Quartuccio, esatto, la segnalazione dell'arbitro è proprio contro il 4 in maglia nera, quindi rimessa a Piacenza. Dato la conclusione sbagliata da tre punti da parte di Piacenza, Paolin corre, sfonda, anzi no, non è questo l'avviso degli arbitri, il fallo è di Magrini, reo di non aver preso bene posizione, di non essere stato fermo al momento del contatto, e attenzione perché è il terzo fallo già per Piacenza. Attacca intanto Paolin dal palleggio, prova il ribaltamento di lato ma Suragna capisce tutto, controlla questo pallone ed è lui a chiamarlo schema per Dordei, quale riceve, prova a servire molto bene, un po' di contatti, protesta Suragna, palla persa per Piacenza con Valsesia che intanto è già dall'altra parte, c'è la schiacciata del numero 16 Zucca. Quindi 0 Piacenza, 4 Valsesia. Gasparin va da Dordei, attacca spalla canestro Santa Rossa. Si porta verso il centro dell'area e subisce il fallo. Primo fallo di Santa Rossa. E Magrini va ad effettuare questa rimessa, prova a prendere posizione Dordei, il passaggio era rivolto a Infante ma leggermente fuori misura, non si capiscono molto bene, palla persa con Giacomelli che trova molto fortunosamente ma
veramente bello questo passaggio per Paulin, fortunoso perché il pallone è stato leggermente deviato da un giocatore maglia biancorossa, ma il passaggio era di pregevole fattura. Dordei si alza da lontanissimo, fuori misura la sua conclusione, si scusa con i compagni e sono stati giocati 3 minuti e mezzo. Piacenza non si è ancora mossa da quella quota 0, mentre per Valsesia già 6 i punti a referto. Vediamo Quartuccio, l'ex Montecatini, che ha dato da zucca per il ribaltamento verso Paulin. Si torna da Santa Rossa, palla a Quartuccio che ha un controllo difficile ma comunque mantiene le mani sul pallone, attacca dal palleggio Dordei, lascia andare lo scadere questo tiro, prova a lottare un giocatore di Valsesia ma Piacenza già di là con Magrini che preferisce la calma, va da Gasparin, attaccato da dietro da Quartuccio che gli sporca il pallone. Diciamo che non è un bel momento per Piacenza, che in questo momento va sotto 0-8. Ovviamente costretto coach Bizzosi a fermare tutto con un time out, perché oltre a non essere riuscita a sbloccarsi ancora da quella quota 0, è chiaro che in questo momento Valsesia sta macinando un altro tipo di pallacanestro. È chiaro che parliamo comunque di una squadra che al momento deve fare a meno di uno degli attori principali come Giacomo Sanguinetti, e sta recuperando per la prima volta in questa stagione un giocatore sicuramente condizionante in positivo, intendo, come Luigi Dordei, fermo da 4 mesi. Ovviamente ad un giocatore simile manca il ritmo partita, manca l'energia nelle gambe. Il talento non si discute, ma è chiaro che non può essere al top della condizione. Time out intanto concluso, Piacenza è già in campo e vediamo come riuscirà ad uscire da questo time out. Alza intanto la pressione difensiva la squadra di coach Pansa, con Quartuccio che inizia a seguire Gasparin già dalla metà campo difensiva. Comunque nessun problema per la Beccheri, con Magrini che esce, è in punta, scontro sotto canestro, Giacomelli si trova tra Dordei e Soragna e sul fallo, quindi rimessa da fondo per Piacenza. 14 secondi per questa azione, vediamo quale sarà la soluzione scelta dai ragazzi di coach Bizzosi. Si incarica Soragna di effettuare questa rimessa da fondo, doppio blocco per Magrini che ha ricevuto, poi si va da Dordei, batte tutti dal palleggio, un contatto e trova i primi 2 punti della sua stagione, della partita, e soprattutto sblocca Piacenza da quella quota 0. Intanto Paulin si arresta a centrare, fuori misura la sua conclusione ma ci sono ben 2 maglie nere a rimbalzo, quindi nuovamente Quartuccio può impostare un'azione offensiva, sfrutta il blocco di Zucca, poi si arresta, va da Santa Rossa molto lontano da canestro ma può essere pericoloso, infatti il palleggio resto tiro va a segno. 2-10, mancano 5 minuti, pochi secondi in più, 5 minuti esatti in questo momento. Gasparina ha superato da metà campo, Dordei aspetta il consegnato per Magrini, quale si alza da 3 punti da lontanissimo, Mattia Magrini, e torna a sbloccarsi il punteggio per Piacenza, sicuramente un buon segno. Rimangono comunque 5, in questo momento 7 i punti di distanza, perché Zucca ha segnato un long two. Dordei va da Soragna, tiene vivo il palleggio, Magrini finta su cui casca il proprio compagno, poi c'è stato il ribaltamento di lato, nuovamente in punta da Soragna, Dordei, palleggio, arresto, tiro sbagliato ma buonissimo rimbalzo in attacco e il canestro, Francesco Infante. 7-12, non mancano 4 minuti, attacca Valsesia con il blocco di Santa Rossa per Quartuccio, il cambio difensivo, Santa Rossa ha chiaramente vantaggio su Gasparin che è rimasto su di lui. Paulin però trova Zucca, un bel passaggio, Zucca aveva tagliato fuori Magrini, il quale ovviamente rimanendo dietro non poteva in alcun modo ostacolarne la conclusione. 7-14 l'attacco di Piacenza,
con Matteo Soragna che va sul gomito da Dordei, poi il ribaltamento di lato è arrivato per Magrini che subisce un fallo, è buono il suo canestro, fallo di Zucca. E c'è il libero supplementare per Mattia Magrini, al quale coach Bizzosi probabilmente ha da dire qualcosa per la difesa di prima. Si appresta a questa conclusione dalla linea della carità Mattia Magrini, per lui potrebbero essere 6 i punti in questa partita in caso di realizzazione. Sbagliato il suo tiro, ma c'è il tap-in anch'esso sbagliato di Dordei, che aveva preso molto bene posizione a rimbalzo. Bellissima recuperata di Infante, che però viene vanificata dall'appoggio sulla riga laterale secondo l'arbitro, il quale era lì e quindi chiaramente ha una visuale migliore di quanto possa avere io dall'altra parte del campo. C'è intanto un cambio per Piacenza, esce Matteo Soragna, entra Gabriele Finn. Anche egli, come Soragna, con il rientro di Dordei può tornare ad un ruolo a lui più congeniale, ovvero quello di 3, che può aprire il campo con la sua pericolosità da 3 punti. Intanto Paulin sfrutta il blocco di Zucca, che viene servito molto bene, e Zucca si sta dimostrando ottimo in queste soluzioni sul pick and roll, cosa molto semplice, ma prende posizione nel migliore dei modi e trova punti. Nella fattispecie il decimo punto della sua partita. Intanto attacca Dordei, si arresta, equilibrio precario, ma è andato da Mattia Magrini. C'è un fallo, il fallo è del numero 4 Quartuccio. Attenzione, perché se non vado errato è il suo secondo, così segnala il tavolo. Secondo fallo di Quartuccio, che deve lasciare il campo. Coach Pansa vuole preservare il proprio titolare, quindi ecco entrare col numero 7 Dotti. Sono due tiri liberi, perché intanto Valsesia ha raggiunto il proprio bonus. Quindi Magrini in lunetta sul 9-16 quando mancano 2 minuti e 50 alla fine di un primo quarto che ha visto Piacenza partire veramente con il freno a mano tirato. Sembra essersi sbloccata, trova altri punti Magrini. Sbaglia però il secondo tiro libero, quindi rimaniamo sul 10-16. Attacca Valsesia con Giacomelli, che tiene vivo il palleggio, poi va da Dotti, il ribaltamento, la palla è arrivata a Santa Rossa, fuori nuovamente da Paolini che calpesta la linea laterale, e quindi Piacenza porta a casa un nuovo possesso. Dotti allunga la propria difesa su Gasparini, il quale riesce comunque a superare la metà campo. Si aspetta Magrini, che però non riesce a ricevere, quindi si va da Dordei, servito Infante, che viene riservito da Dordei, palla in uscita fuori misura, non può arrivarci Finn. Sarà rimessa da fondo sotto il proprio canestro per Valsesia. Purtroppo un brutto possesso offensivo in questo caso di Piacenza, che non solo ha perso il pallone ma ha dato una possibilità a Valsesia di avere un possesso vicino al proprio canestro. Paulin va sotto da Zucca, il taglio di Santa Rosa che non viene servito, ruba questo passaggio Finn, la palla gli ritorna, finta il tiro, aspetta di servire Gasparin, chiama il blocco di Infante, Dordei restituisce a Gasparin, nuovamente il blocco di Infante, questa volta sfruttato da Gasparin. Magrini, mancano 5 secondi, servito Infante sotto, controllo del pallone molto difficile, 4 maglie nere attorno a lui, e Giacomelli porta il pallone nell'altra metà campo, va addirittura fino a canestro a segnare il 10-18 per gli ospiti. Fin lontano dai
da canestro, serve Magrini. Infante prova a prendere posizione contro Zucca, la palla però è in punta da Dordei, prova ad attaccare dal palleggio, non riesce a battere Giacomelli. Magrini, serve Infante che schiaccia e inchioda i due punti. È una buona reazione di Piacenza, questo potrebbe essere uno di quei momenti chiave che sbloccano un po' la situazione, anche perché la Becchi non sta disputando uno dei migliori primi quarti della propria stagione. Zucca lasciato solo dove non può essere pericoloso, arrivano in due su di lui e poi Santa Rosa si alza per la conclusione pesante a segno, più 9, massimo vantaggio per la Jesse Valsesia. E c'è Meschino pronto sul cubo dei cambi, mancano però soltanto 35 secondi, vediamo se riuscirà a mettere piede in campo in questo primo quarto, se no se ne riparlerà naturalmente per i secondi 10 minuti. Intanto Dordei da 3 punti, sbagliato il suo tiro, attacca Paolin, supera la metà campo, c'è una discrepanza di circa un secondo fra cronometro dei 24 e timer della partita. Paolin attacca dal palleggio Magrini, il quale commette fallo, dovrebbe essere il secondo per il numero 99 in maglia bianca, così è. Intanto c'è un cambio, ad uscire è Luigi Dordei, è chiaro che non può avere troppi minuti di autonomia in questo momento, entra appunto Meschino, anch'egli tornato ad un ruolo più congeniale, ovvero il 4. Come vedete il rientro di Dordei riporta molti giocatori a giocare in posizioni più tradizionali per stile di gioco. Intanto un rimbalzo conquistato da Magrini, che conquista anche un fallo, lo porterà in lunetta. Conclusione un po' troppo affrettata quella dei ragazzi di Coach Pansa, che si sono presi un tiro, mancano 3 secondi e 21. Piacenza ha avuto tempo di catturare un rimbalzo e subire anche fallo, quindi potevano forse aspettare un attimo di più. Fatto sta che Magrini è in lunetta con altri 2 tiri liberi, a segno in questo caso con il primo, siamo a 2 su 4 nella sua partita. Pronto Cuccarese per questi ultimi 3 secondi, lui la sua freschezza per la difesa a tutto campo. A segno, quindi appunto c'è il cambio, ad uscire proprio Magrini. Entra il giovane Cuccarese. E Dotti si alza poco oltre la metà campo. Un gran canestro, va a segno, è convalidato. E questa per Piacenza non ci voleva. 14 a 24 il finale del primo quarto. Tocca con quest'ultima conclusione il massimo vantaggio la squadra piemontese, oltre ad essere un tiro ad alto coefficiente di difficoltà, è un tiro pesante perché psicologicamente manda la squadra di Coach Pansa in panchina con l'inerzia sicuramente di questa partita, non solo per quanto visto in questi primi 10 minuti, ma perché un'azione simile nella mente dei giocatori può far molto. Diamo uno sguardo alle statistiche. Sono 8 i punti segnati da Magrini con 2 su 2 dal campo, 3 su 5 in lunetta, però sono anche 2 i falli commessi dalla guardia piacentina. Sicuramente il migliore in campo in questo primo tempo è Zucca tra i piemontesi, 10 punti come dicevo in precedenza, anche 4 rimbalzi, un assist. Una partita a tutto tondo, quella giocata dal lungo di Coach Pansa. Subito dietro di lui Santa Rosa, parlando sempre dei piemontesi, 5 punti, 2 rimbalzi, ma soprattutto tanta esperienza che può aiutare i propri compagni a trovare i giusti spazi sul campo. Piacenza già pronta a tornare in campo, effettivamente mancano soltanto 15 secondi in questo momento.
arriva sul parquet anche la squadra di Valsesia, quindi tutto pronto per iniziare con il secondo quarto di questa sfida. Rimessa sarà ovviamente per la Jessi Valsesia, stante la conquista del primissimo possesso della partita da parte di Piacenza. Taccadotti che supera la metà campo, c'è su di lui la difesa aggressiva di Gasparin, poi si va da Giacomelli che segna questa conclusione, e negli ultimi 13 secondi effettivi di gioco tra fine primo quarto e inizio del secondo, 6 punti pesantissimi degli ospiti. Vediamo come reagirà Piacenza. Attacca Magrini dal palleggio, ribaltamento nell'angolo per Gasparin, era un'ottima conclusione ma è sbagliata, lotta bene Meschino, ma giustamente l'arbitro indica che la rimessa è per Valsesia, perché è stato proprio il lungo laziale a toccare per ultimo il pallone. Giovara, appena entrato in campo, porta questo pallone, poi si va dal numero 11 Gatti, anche egli è entrato da pochissimo. Giovara attacca Magrini, tiro di mano destra, Luca Mancino, sbagliata la conclusione, c'è però un fallo, e attenzione perché dovrebbe essere di Francesco Infante. Così non è, primo fallo è di Meschino, quindi Lonetta Giovara con due tiri liberi. Sbaglia la prima conclusione il giovane prodotto del settore giovanile della Junior Casale, società da cui proviene anche coach Pansa, lui che ha guidato per tanti anni le formazioni giovanili dei rossoblu piemontesi. Va a segno con il secondo Giovara, quindi 14-28, Piacenza doppiata in questo avvio. Attacca Finn, trova Infante, su di lui Giacomelli che fa sentire il fisico Infante, arriva il raddoppio nell'angolo, Finn lunga la sua conclusione, in qualche modo Infante con il rimbalzo offensivo chiude il palleggio, trova comunque Gasparin, prende bene posizione Infante, non viene servito perché Gasparin si butta dentro e guadagna un fallo, che vogliono dire due tiri liberi. Vediamo di chi è questo fallo. Fallo del numero 7, ovvero Dotti, e per lui è il primo fallo personale. Sbaglia Gas questa prima conclusione, troppo forte, troppo lunga, rimbalza più volte sul ferro ed esce, c'è una seconda occasione per lui, questa volta a segno. Quindi primissimo punto della partita per Gasparin, mentre Dotti è in, tiene vivo il palleggio, poi trova il numero 22 Giorgi, poi a segnare Valsesia. I punti del 30-15, nuovamente massimo vantaggio, nuovamente doppiata Piacenza. Blocco duro di Infante che non viene servito, si arresta Gasparin e segna un canestro dalla lunetta. Va del meno 13 per Piacenza. Gatti esce dai tre punti, realizza, e attenzione perché Valsesia sta veramente scappando. Nuovo massimo vantaggio, ovvero più 16, e per Piacenza diventa difficile. Meschino fa tutto bene, poi sbaglia questo appoggio troppo forte, non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi. Nuova conclusione da tre punti, questa volta sbagliato, in qualche modo conquista il rimbalzo Magrini che subisce anche un fallo, era però una conclusione che Gatti non poteva esimersi dal prendere. Cambio Piacenza, esce proprio Magrini, entra Cuccarese, rientrerà anche Soragna, a far di posto è Finn. Continua con la pressione a tutto campo Valsesia, riesce ad effettuare la rimessa comunque Soragna, che poi si incarica di portare il pallone nell'altra metà campo contro Giovara, poi serve Cuccarese.
apre il palleggio, trova Infante in punta, non c'è ribaltamento, si torna da Gasparin, la finta su cui è cascato Giacomelli. Infante non sa bene se prendersi questa conclusione, poi dal palleggio il tiro è sbagliato, è rimasto stato Di Giorgi, poi Giacomelli aspetta Dotti, gli serve il pallone. Il blocco di Gatti, Dotti sempre in possesso di palla, poi Giacomelli per il tiro di Giorgi, a segno, altro obbligato time out per coach Bizzosi, perché Piacenza è sotto 17-35. Time out concluso, vediamo le squadre pronte a rientrare sul terreno di gioco. La rimessa sarà per Piacenza. Gasparin marcato da Dotti supera in questo momento la metà campo e quindi inizia l'attacco di Piacenza. Soregna prende posizione contro Giovara, lo attacca, la finta, giro sul perno e i due punti, il semigancio di Matteo Soregna. Sicuramente una buona reazione dell'ex argento olimpico che cerca di trascinare i compagni, in questo momento sotto di 16 lunghezze. Meschino in difesa su Gatti, la palla arriva poi a Giacomelli su cui c'è Matteo Soregna. Palla rimane fuori dai tre punti, poi è Gatti a provare la penetrazione, c'è un fallo fiscato alla Becker di Piacenza, vediamo a chi viene assegnato, numero 14 è Meschino ed è il secondo personale. Rimessa con 14 secondi nell'azione per gli ospiti di Valsesia. Difficoltà nella rimessa, ma in qualche modo Giovara fa uscire questo pallone, poi Dotti vicino alla linea di metà campo apre il palleggio, attacca Gasparin, passaggio è molto difficile per Giorgi, ci mette una mano un giocatore di Piacenza, ma la rimessa comunque è per Valsesia. Però attenzione perché sono soltanto 4 i secondi a disposizione, c'è un altro timeout, questa volta chiesto da coach Pansa. Sei minuti poi da giocare dopo questo timeout, 6 minuti e 7 secondi per l'esattezza. Piacenza li inizierà sotto di 16 punti, ma il possesso sarà per Valsesia con appunto i 4 secondi come dicevo poco fa. Rientra in campo intanto Dordei, minuti di riposo per Francesco Infante. Fa vedere Giovara ma non può ricevere, poi Gatti che sbaglia questo tiro, il rimbalzo di Gasparin che si incarica di superare la metà campo. Cuccarese
porta un blocco per Soragna, il quale prova a prendere posizione, poi invece proprio Cuccarese in punta va da Dordei, su di lui Giovara, non lo attacca, cerca invece Soragna, il quale si prende la conclusione sbagliata, rimbalza sul ferro e poi cattura il tutto Luigi Dordei, che subisce anche un fallo. Cambio intanto per la Jesse Valsesi, esce Giovara, entra Paolin, rimessa da fondo per Piacenza sul fallo subito in precedenza da Luigi Dordei. La palla arriva a Soragna molto lontano da canestro, si cerca Cuccarese per il ribaltamento di lato, arriva a Gasparin, Meschino dal mezzo angolo, i due punti del 21-35 quando mancano 5 minuti e mezzo. Timidi cenni di reazione da parte della Beccheri Piacenza. Paolin, difficoltà in palleggio, riesce in qualche modo a mantenerlo vivo, poi fuori da Giacomelli che sbaglia questo tiro, Cuccarese bravo a rimbalzo, cattura il tutto, poi Gasparin riceve e supera la metà campo. Soragna finta il tiro, palleggio trova Dordei, corta la sua conclusione, era forse troppo sotto il canestro. Piacenza in qualche modo riesce a sporcare questo possesso, quindi non c'è contropiede concluso da parte degli ospiti, c'è una semplice rimessa da fondo. Dotti riceve sulla rimessa, aspetta che Paolin si faccia vedere, il palleggio resto il tiro proprio di quest'ultimo che va a segno. 21-37, 4:40 da giocare prima dell'intervallo lungo. Gasparin aspetta l'uscita di un compagno, trova Soragna che attacca sulla linea di fondo, servito bene a centrare a Dordei, un contatto giudicato non falloso su di lui lo porta a sbagliare il tiro. Il tiro poi da tre punti in transizione dall'altra parte per Valsesia, cattura rimbalzo Gasparin, tiro è stato sbagliato da Gatti, il quale commette anche fallo sul numero 11 biancorosso, primo personale, sarà quindi rimessa per Piacenza. Superata a metà campo da Piacenza, prova sempre a farsi vedere su Ragna, spalle a canestro, questa volta contro Giacomelli. Passaggio di uscita è per Dordei, che colpisce da tre punti, l'urlo di liberazione di Luigi Dordei che trova un altro canestro, il secondo di questa sua partita. Vale il quinto punto personale, vale meno 13 per Piacenza che recupera palla, servito in qualche modo Dordei che la dà a Meschino. Mantiene il possesso Piacenza, poi Zucca la calcia fuori dal campo. Ed è rimessa da fondo per Piacenza. Rimessa da lato. Cambiano idea gli arbitri, si va Cuccarese ad effettuarla. Vediamo chi sarà a ricevere, Gasparin. Uscita di Meschino che porta il blocco a Gasparin, poi sbagliata completamente la scelta del play veneto della Beccheri. Contropiede di Valsesia a segno con Gatti. E quindi 24-39, a 3:20 dalla fine. La finta di Dordei che poi attacca dal palleggio, appoggia al tabellone il settimo punto della sua sfida, meno 13 Piacenza. Poi Dordei prova a rubare questo pallone da dietro, però lo fa fallosamente su Gatti. Rimessa sarà effettuata da Dotti. Riceve il pallone dall'arbitro, aspetta che ci sia un compagno pronto a ricevere, eccolo in Gatti che va da Paolin. Marcato da Gasparin, palleggio arresto e tiro
e Paulin sta facendo molto male con questo tipo di soluzione. Realizza l'ottavo punto della sua sfida, riceve Dordei fuori da Meschino che finta il tiro da tre punti, serve nuovamente Dordei che è rimasto a centrare, giro sul perno, poi conclusione sbagliata, tocca Meschino e favorisce il controllo da parte di Dordei, attacca nuovamente Piacenza. Quindi allo scadere deve prendere questo tiro Gasparin, però è sbagliata la sua conclusione, scadono i 24 secondi. ...2:29 da giocare, Piacenza lì inizierà sul meno 15, però il possesso è per Valsesi, stante l'infrazione di 24 secondi di poco fa. Paulin marcato da Cuccarese in questa occasione. La palla arriva a Dotti e prova a guardare Santa Rosa, il quale è riuscito a prendere posizione contro Dordei, lo attacca, la sfida fra i due esperti. Poi un altro possesso per Valsesia con Piacenza che riesce in qualche modo a recuperare il pallone, Dordei corre nell'altra metà campo, poi si ferma, aspetta Gasparin, uscita di Cuccarese che non riceve perché la palla va sotto da Soragna, bel giro sul perno, bella appoggio a canestro, bei due punti di Piacenza. C'è un fischio, il fallo fischiato al numero 21, Dordei, è il suo secondo personale. Paulin ha trovato Giacomelli che sbaglia questa conclusione, è rimasta diverse volte sul ferro. Soragna ha catturato al rimbalzo. Palleggio tenuto vivo da Gasparin, marcato da Dotti. Nuovamente Soragna a prendere posizione contro Giacomelli. Il taglio di Gasparin che non può essere servito. Meschino riserve Soragna. Questa volta attacca, palla a Cuccarese che allo scadere deve prendersi questo tiro. Tiro sbagliato, ma in qualche modo non ci arriva purtroppo Soragna perché ha calpestato la linea laterale. Tutto a posto per il numero 7 in maglia bianca. E quindi attacca Valsesia quando siamo nell'ultimo minuto. Precisamente mancano 50 secondi in questo momento. Dotti in palleggio. Va da Santa Rosa. Su di lui la difesa dura di Dordei, che si oppone con il petto. Servito molto bene Dotti, che si appoggia in reversa al tabellone. Per il 28-43. Dordei proverà ad attaccare Santa Rosa, lo porta lontano. Palleggio, arresto e tiro da tre punti sbagliato. Lotta come un leone Cuccarese che serve questo pallone a Soragna. Anche gli sbaglia il tiro. Provano Cuccarese e Dordei a prendere questo rimbalzo, ma Santa Rosa è già di là che sbaglia un tiro da tre punti e Meschino allo scadere fuori misura la sua conclusione, finisce 28-43 questo secondo quarto. A più tardi per il secondo tempo di questa sfida. ...45 secondi all'inizio del secondo tempo. Piacenza li inizia sotto di ben 15 lunghezze. 28-43 il parziale dei primi 20 minuti. Con una Valsesia straripante. Incontenibili Zucca, ferma 10 punti e 4 rimbalzi del primo quarto.
però comunque una prestazione superlativa arrivando all'intervallo. Molto bene insieme a lui Paulin, ad 8 punti, 5 rimbalzi, 2 assist, partita tutto tonto dell'esterno in maglia Jesse per Piacenza. Sono Magrini con 8 e Dordei con 7, i migliori realizzatori. Però ci sono alcune differenze statistiche che in parte possono spiegare questo grande divario fra le due formazioni. Prima su tutte la percentuale dal campo, 36 Piacenza, ben 55 per Valsesi, ed è su questo che coach Bizzosi probabilmente avrà battuto più durante il time out. Intanto si è già ripartiti da qualche istante. Dordei attacca subito, sbagliata per la sua conclusione. Va bene a Piacenza in questo caso perché Giacomelli non riesce a mantenere saldo il controllo sul pallone, e quindi c'è un nuovo possesso pieno con la rimessa da fondo per la Bakery. Uscita di Magrini che in qualche modo riceve, spalla sporcata da Paulin. Sarà un'altra rimessa per Piacenza. Riceve Dordei e consegna a Gasparin, arriva per il blocco Cuccarese ma non viene sfruttato. Viene sfruttato poi in questo momento, Cuccarese taglia verso canestra, non viene servito nonostante su di lui ci sia Quartuccio. Attacca Dordei, va cortissimo con questo appoggio a tabellone, in qualche modo cattura il rimbalzo e segna i punti del meno 13, il nuovo meno 13 Piacenza. Buca d'anticipo Gasparin, fallo fiscato a Dordei che va a commettere quindi il terzo personale. Il contatto più duro dell'azione è stato con un compagno di squadra, non sono di questo avviso gli arbitri ovviamente che erano lì vicino, però qualche dubbio rimane. Fatto sta che comunque Valsesia è in possesso di palla, Paulin pasticcia un po', poi non perde il controllo del pallone, trova Giacomelli che sfonda su Magrini. Buon recupero difensivo di Piacenza. Intanto Valsesia continuerà con la pressione a tutto campo. Vediamo già pronti Paulin e Quartuccio a mettere in difficoltà i portatori di palla in maglia Bakery. Prova a farsi vedere Gasparin su questa rimessa, a ricevere invece è Magrini. Sarà lui a portare il pallone nell'altra metà campo, marcato da Paulin. Gasparin attacca Quartuccio, gli scivola il pallone, pallone che in qualche modo arriva nelle mani di Magrini. Adesso Dordei in palleggio, un giro centrale, il fallo è prima dell'azione di tiro. Ci sarà rimessa da fondo per Piacenza, si aspetta di poterla amministrare con Soragna. Trova Cuccarese, non senza qualche difficoltà, ma comunque la palla rimane a Piacenza. Magrini sfrutta il blocco di Dordei, si allarga la difesa, ma comunque Dordei viene servito. Scadono purtroppo i 24 secondi, troppa confusione nei pressi del canestro. Piacenza ne esce con una palla persa. Quartuccio supera la metà campo. Paulino in questo momento aspetta il blocco di Zucca, lo sfrutta. Poi Paulino si arresta nuovamente, questa volta sbaglia. Rimbalza di Dordei, consegna al proprio playmaker. Il
fuori misura il passaggio diretto proprio a Luigi Dordei, poi Gasparin commette un fallo per fermare la transizione offensiva dei piemontesi. Serie di blocchi per liberare Giovara, che riceve, marcato da Cuccarese. Viene battuto il giovane di Piacenza, poi in qualche modo l'aiuto di Dordei aiuta a far sbagliare questo tiro. Cuccarese finta il tiro, si arresta, torna fuori da Gasparin. Servito Dordei, spalla canestro contro Giovara, prova a far valere il fisico, arriva però al raddoppio Matteo Soragna, la bomba del meno 10. E dopo diversi minuti prova a riavvicinarsi Piacenza. Mancano 7 minuti e 20. Che possa questa essere un po' l'azione della scossa. Arriva anche il recupero difensivo di Gasparin, che conduce questa transizione. Ferma tutto Soragna. Preferisce ragionare. Attacca Paulin, il quale usa molto le braccia. Poi la palla è per Luigi Dordei e l'urlo del capitano risveglia il Pallabecari, la pallacanestro piacentina e anche il sottoscritto, che possiamo tornare a esultare per dei canestri di Piacenza. 36-43, coach Pansa decide di chiamare un time out perché Piacenza è in parziale di 8-0 e non vuole correre il rischio di vedere riaperta questa partita, che vedeva Piacenza veramente in serie difficoltà, però non poteva continuare a lungo quella grandissima differenza nelle percentuali di cui vi parlavo in precedenza. Piacenza le sta riaggiustando, rimangono comunque diversi punti percentuali di differenza fra le due formazioni, sempre oltre il 50% Valsesia. Time out concluso, Piacenza è pronta a tornare in campo e a difendere duro in questo possesso. Giovara va ad effettuare la rimessa da fondo e anche Piacenza, vediamo, ha allungato la difesa. Magrini difende su Paulin, poi la palla viene amministrata da Quartuccio, sul quale c'è Gasparin. Penetrazione, lo scarico per Giovara che segna. Canestro importantissimo nell'economia di questa partita, perché vuol dire innanzitutto uscire molto bene dal timeout e poi mettere un freno a quella parziale di 8-0 che aveva iniziato la Becker Piacenza. Piacenza in attacco in questo momento con Magrini. Si prova a servire Dordei vicino a canestro. Tiene bene col fisico Zucca e costringe Dordei a calpestare la linea di fondo. Palla persa per Piacenza, due buone cose per Valsesia. Quartuccio aspetta il blocco del compagno, il quale arriva troppo violentemente, non riesce a frenare in tempo e va a commettere fallo di Zucca e del secondo personale. Rimessa quindi per Piacenza con Gasparin, che potrà dirigere questo attacco piacentino. Si ribalta al lato, si va da Soragna, il quale torna da Gasparin, poi Dordei. Pochi palleggi in questo attacco di Piacenza, buona circolazione di palla, poi il tiro di Magrini è sbagliato ma è ben costruito. Paulin prova a servire Santa Rosa, sul quale difende molto bene Soragna, gli fa perdere lievemente l'equilibrio. Santa Rosa non può controllare il pallone, quindi rimessa Piacenza. In qualche modo alla fine viene servito Dordei,
Magrini, c'è intanto un fallo lontano dalla falla. Paolin ha commesso fallo sul bloccante, ovvero Gigi Dordei. Primo fallo soltanto per Paolin. Gasparin in possesso di palla, servito su Ragno, spalle a canestro, proverà ad attaccare Santa Rosa, si gira sul perno e c'è un altro fallo di Santa Rosa. È il secondo personale per il numero 10 della Jesse Valsesia. Intanto mancano 5 minuti e 29. Valsesia ha già speso il proprio bonus, quindi Soragna pronto in lunetta. Sono i primi tiri liberi della sfida per Soragna. Sbaglia il primo a sua disposizione. Sta tirando molto male in questa sfida ai tiri liberi. 50% per Piacenza, 4 su 8 fino a questo momento, addirittura il 25 per Valsesia. Aggiusta in qualche modo le percentuali Soragna. Vale il meno 9, torna sotto la doppia cifra di svantaggio Piacenza. Ma è Valsesia in possesso di palla. Giovara chiama palla perché ha un grande vantaggio contro Magrini in termini di altezza, però Magrini lo costringe ad un'infrazione di passi, mentre i biancorossi lamentano anche un eccessivo stazionamento nell'area dei 3 secondi non ravvisato dagli arbitri. Fatto sta che Piacenza comunque ha conquistato questo pallone, può attaccare nuovamente, provare a riavvicinarsi. Contatti duri in precedenza su Soragna. Intanto Dordei ha sbagliato il tiro. C'è un fallo a rimbalzo, dovrebbe essere su Cuccarese da parte del numero 4, che è Quartuccio. Quindi viaggio in lunetta per Fabio Cuccarese. Non mi scuso, il fallo è su Gasparin che è in lunetta e ha appena segnato il primo tiro libero. Va con il secondo anch'esso a segno, quindi meno 7 Piacenza, che prova a macinare punto dopo punto. Quartuccio stoppato magistralmente da Gasparin e c'è anche il possesso per Piacenza con Magrini. Servito Cuccarese, il fallo in precedenza. E il pubblico piacentino apprezza, perché Gasparini ha dato veramente una stoppata di quelle da highlights. Cuccarese segna il primo tiro libero. Meno 6 Piacenza quando mancano 4 e 36. Possibilità per il meno 5 in caso di realizzazione. Tiro sbagliato ma rimbalzo offensivo di Dordei. Quindi nuovo possesso Piacenza. Magrini va da Gasparin. Sbagliato il tiro, prova a lottare nuovamente Dordei, ma questa volta è Santa Rosa ad uscire col contrario del pallone, palla sporcata da Soragna, ma poi è Paolina comunque in contrario di palla. Santa Rosa trova Paolina in angolo, conclusione pesantissima a segno. E Valsesia che sta subendo un po' il rientro di Piacenza, già la seconda volta che la respinge con una conclusione da 3 punti. Ristabiliti quindi 9 punti di distanza per Piacenza e i piemontesi. Soragna attacca dal palleggio, Magrini finta questo tiro, fallo su di lui, il fallo è di Paolin, dovrebbe essere il secondo personale se non vado errato.
mi sbaglio, è il terzo. E c'è un doppio cambio per Valsese, escono Zucca e proprio Paolin, entrano Dotti e Gatti, mentre Magrini è pronto a questi due tiri liberi. Va a segno col primo per il meno 8, 41-49. Due su due Mattia Magrini. Attacca Quartuccio, che ha sfruttato il blocco di Santa Rosa, il quale riceve molto lontano da canestro, marcato da Dordei, che tiene bene con il corpo. Quartuccio lancia questo pallone, sbagliato il suo tiro. Gasparini è già di là, serve Magrini, il quale va sotto da Dordei, e l'appoggio del 44-49. Santa Rosa per Dotti, prova a prendere posizione Giovara, ma bravissimo Magrini che si è buttato per prendere questo pallone. Un ottimo sforzo difensivo per il numero 99 in questo caso. Intanto c'è un richiamo da parte degli arbitri che in questo momento si spiegano con il coach. Minaccia di tecnico. Non mi è chiaro per cosa, non ho visto la gestualità degli arbitri. Fatto sta che è rimessa da fondo per Valsesia. Con Quartuccio va da Santa Rosa, che ha fintato bene il tiro. Si libera l'area e Dotti può appoggiare questi due punti. Nuovo più 7 per Valsesia. E Piacenza perde anche questo pallone, con Giovara che va a segnare con l'aiuto del ferro. Il 44-53 quando mancano 2 minuti e 20. Piacenza aveva provato a riavvicinarsi, poi la mini reazione degli ospiti che tornano a più 9. Su Ragna serve Dordei, decide di non attaccare Santa Rosa, e fa bene perché trova molto vicino a canestro su Ragna i due punti del meno 7 per la Beccheri. Cambio difensivo con Magrini che si trova su Giovara. Poi l'ottimo aiuto proprio di Magrini su Dotti lo costringe ad un passaggio completamente fuori misura. Palla persa da Valsesia. Attacca Piacenza, supera la metà campo in questo momento con Gasparin, poi Dordei che va da Magrini. È caduto Dotti e quindi Magrini può prendersi questo tiro, però è fuori misura. Lottano tutti a rimbalzo. Lotta più di tutti Dordei, però è una semplice palla contesa. La freccia dovrebbe premiare la Jesse Valsesia. Dal possesso quando manca 1 minuto e 32 alla fine di questa terza frazione. Esce intanto Soragna, mentre entra Finn. Tanti invece i minuti di riposo per Infante. Vedremo quale sarà la scelta di coach Bizzozzi. Intanto una bellissima palla di Santa Rosa per Quartuccio, che tutto solo può appoggiare di mano mancina i due punti del nuovo più 9.
per i suoi. Riceve Magrini fuori dai tre punti, si alza e questa volta va a segno. E poi chiede l'incitamento del pubblico, perché Piacenza ha bisogno in questo momento di sentire vicini i propri tifosi. Giovara serve Santa Rosa, su di lui recupera bene la posizione Meschino, poi Giovara stoppato da Finn, rimbalzo conquistato da Meschino e Gasparin mantiene vivo il palleggio, prova ad attaccare, va da Meschino, rifinta il tiro, non c'è un ribaltamento, si continua sul lato destro, arriva in questo momento la palla a Finn, prova ad attaccare dal palleggio, si arresta Meschino, allo scadere il tiro è sbagliato e rimbalzo di Dotti, mentre Valsesa può avere l'ultimo tiro di questo terzo quarto. Mancano 15 secondi, non è nemmeno partito naturalmente il cronometro dei 24. Finn si avvede del fatto che Piacenza ha soltanto due falli commessi, quindi ancora uno da poter eventualmente spendere prima di mandare in lunetta i propri avversari. 8 e 51 da giocare, 8 secondi e 51. Riceve Quartuccio, Meschino commette fallo, si ferma nuovamente il cronometro, 5 e 41 in questo caso, terzo fallo di Meschino e Piacenza non potrà più commettere falli, ma intanto ha accorciato il tempo a disposizione degli ospiti. C'è il tocco con il piede da parte di Gasparin, mancano 3 secondi in questo momento, ulteriore rimessa per Valsese con Quartuccio che riceve lontanissimo, si alza, a momenti rischia di segnare anche questa conclusione. Finisce invece qui il terzo quarto, Piacenza 49 Valsesia 55, e onestamente per come si era messo nel primo tempo è una buona notizia per la squadra piacentina, che quindi può iniziare gli ultimi 10 minuti sotto di 6 lunghezze, avendone recuperate 15, quindi ben 9 nel terzo quarto. 21 a 12 il parziale, 3 i biancorossi già in doppia cifra, Dordei guida tutti con 14 punti, a cui aggiunge anche 8 rimbalzi, tirando però con percentuali piuttosto basse. Poi Magrini con 13 e Suragna 10. Si può tornare in campo per l'ultimo e decisivo quarto.
Primo possesso è per Piacenza, che attacca con Gasparin. Cuccarese riceve da proprio dal play. Ora Magrini, e intanto viene spinto Finn lontano dalla palla, quindi c'è il fallo del numero 7 Dotti. Riversa Piacenza. Magrini va da Cuccarese, si aspetta l'uscita di Gasparin che riceve ma non ha spazio, quindi attacca dal palleggio contro Quartuccio, è più alto di lui ma il tiro gli viene in qualche modo sporcato, comunque gli viene ostruita la visuale del canestro. Tiro sbagliato, quindi Dotti già nell'altra metà campo. Si va da Gatti che si prende questa conclusione, attenzione a lasciare spazio a Gatti perché come in questo caso può punire e fare molto molto male. Gatti realizza la seconda tripla della sua partita, 8 i punti personali. Attacca Magrini, step back non fortunato, prova a lottare Meschino a rimbalzo ma è Quartuccio che va da Dotti. Nuovamente Quartuccio che può attaccare Finn, non lo fa perché aspetta il blocco di Zucca, viene poi lasciato libero sul cambio difensivo, recupera Meschino. Giovara contro Cuccarese che tiene bene con le gambe, poi Giovara gli va via, sbaglia, sembrava sbagliato in un primo momento la conclusione, poi prende il giusto rimbalzo sul ferro. 49-60 il punteggio, torna in doppia cifra di vantaggio la squadra piemontese di coach Pansa. Gasparin sfrutta il blocco di Meschino che ne porta un altro, la conclusione stoppata di Gasparin. Zucca riceve, c'era in buona posizione Magrini, lasciato nuovamente colpevolmente libero Gatti e come nell'occasione precedente segna 3 punti che rischiano di diventare molto pesanti. 49-63, nuovo timeout per coach Bizzosi che non apprezza sicuramente quanto sta vedendo. Giocati nemmeno 2 minuti in quest'ultimo quarto, 8-0 di parziale per Valsesia, così come era stato all'inizio del terzo quarto, in quel caso in favore della Bakery. In questo caso la Jessie prova a prendere nuovamente il largo. Rientra intanto Matteo Soragna, riposo per Luigi Dordei, il quale quest'oggi è stato in campo veramente a lungo, 25 minuti per lui, sicuramente tanti per un giocatore alla prima partita dopo 4 mesi di infortunio, senza contare lo scorso anno di inattività, quindi sicuramente a Luigi manca ancora il ritmo partita. Intanto Magrini va da Finn, Soragna si torna da Finn, ribaltamento di lato, Magrini che in palleggio prova a prendersi questo tiro, però è difficilissimo, tiro forzato dal terzo tempo. Piacenza non riesce ad uscire da questo brutto momento, provano a lottare i biancorossi su questo possesso e ne esce Piacenza con il controllo del pallone, sarà rimessa. Fin fuori dai 3 punti, si va ancora da Gasparin, attacco abbastanza statico quello di Piacenza, ma vediamo Gasparin arriva dentro, gli viene sporcato il pallone, riesce comunque a tirare ma il tiro è sbagliato e poi c'è anche il rimbalzo di Gasparin che ha qualcosa da dire agli arbitri, attenzione perché ai limiti del fallo tecnico che non gli viene fischiato, solo fallo personale a rimbalzo. Però Piacenza deve stare attenta anche a questi eccessi di nervosismo che sicuramente non è
la via migliore per uscire da un momento di difficoltà. Palla a Dotti, in ritardo la difesa biancorossa. La palla viene data a Valsesia, ma noi siamo qui. L'ultimo tocco era palesemente di Dotti, l'arbitro è stato probabilmente ingannato da qualcosa. C'è anche un richiamo per la panchina. Protesta in questo caso più che legittima. L'ultimo tocco era chiaramente di un giocatore di Valsesia. Fatto sta che è proprio la squadra piemontese ad avere il possesso di palla. Poi Gasparin ruba questo pallone, appoggia i due punti. Due punti che valgono il meno 12 per Piacenza. Difesa di Soragno su Gatti, poi Zucca per Dotti. Prova a prendere posizione Paolin, che però non viene servito. Meschino è rimasto su Giovara, lo costringe ad un tiro difficile, sbagliato, a rimbalzo Magrini che corre subito, poi va da Gasparin. Si arresta, va da Finn che sbaglia la conclusione pesante e il rimbalzo di Valsesia. Paolin marcato da Magrini, si va da Gatti su cui difende duramente Soragna. Ancora Paolin, mancano intanto 5 secondi al termine di questa azione. Paolin si prende la conclusione pesante, la spinta di Zucca a rimbalzo, è caduto male Magrini, anche perché Meschino ed un altro giocatore erano nei pressi per andare a rimbalzo, gli sono caduti addosso. Niente di che comunque per il giocatore in biancorosso. Intanto esce Finn, rientra dopo un po' di riposo Luigi Dordei. È chiaro che in una situazione di difficoltà un giocatore della sua esperienza, del suo talento, per quanto indietro dal punto di vista fisico, non può che essere utile alla causa dei biancorossi. È stato fischiato è stato giudicato antisportivo il tiro in precedenza. Infatti, come vedete, Magrini è in lunetta senza che ci sia qualcuno a rimbalzo. Ha segnato il primo libero, adesso va per il secondo. Anch'esso a segno, meno 10, possesso per Piacenza quando mancano esattamente 6 minuti alla fine di questa sfida. Gasparin riceve da Soragna, molto lontano e su per la metà campo. Dordei, sbagliato, gli viene sporcato il pallone diretto a Soragna. È stato un cambio difensivo, Dordei si trova su Dotti, il quale attacca il lungo di Piacenza che cattura il rimbalzo sull'errore del numero 7 in maglia nero-arancio. Gasparin da Magrini che finta questo tiro, poi nuovamente Gasparin. Giocano nuovamente i due e Gasparin si prende la conclusione sbagliata. Può esserci il rimbalzo di Soragna, mentre Dordei lamenta un contatto sotto canestro. È proprio lui a ricevere intanto contro Santa Rosa quando mancano 6 secondi. Lo attacca, fallo di Santa Rosa. Terzo fallo di squadra intanto per Valsesia. Terzo fallo anche personale per Walter Santa Rosa. Rimessa con 14 secondi per Piacenza. Dordei riceve molto lontano da canestro, però sembrava attaccare Santa Rosa, poi è andato da Gasparin.
riceve nuovamente Luigi Dordei che si appoggia al tabellone, il capitano per il meno 8. Passa a zona la difesa piacentina, una 2-3 chiamata in questo momento. La conclusione da 3 punti sbagliata da Giovara, lottano tutti a rimbalzo. Piacenza ne esce, Soragna ha superato la metà campo, sfrutta il blocco dal lato di Dordei, poi sbaglia di poco, però è comunque una palla persa. E quindi Quartuccio chiama schema pugno, si muove Santa Rosa che andrà a bloccare, c'è il cambio difensivo. Magrini in qualche modo prova ad ostacolare Giovara che stava andando a canestro, però il mancino numero 9 segna i 2 punti del nuovo più 10. Attenzione perché intanto mancano soltanto 3 minuti e 45. Piacenza si è riavvicinata di qualche punto, però rimangono comunque 10, come dicevo in precedenza. Soragna va da Dordei, il quale non si prende questa conclusione, si butta dentro, guadagna un fallo e saranno 2 tiri liberi. Il fallo è di Giovara, il quale ha preso un colpo e in questo momento è a terra, dolorante. Viene aiutato dai compagni a rialzarsi, non dovrebbero esserci problemi per Giovara, che però lascia il campo. E intanto tiri liberi per Luigi Dordei per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Va a segno col primo. Realizza anche il secondo e quindi 57 a 65, 3 minuti e mezzo alla conclusione di questa sfida. Magrini prova a cacciare il pallone, commette fallo. Tanto Dordei e Santa Rosa sono esibiti in un siparietto con gli arbitri, entrambi protestavano su una situazione precedente. Tanto Dordei, proprio lui, a commettere fallo. Lui è il quarto personale. Tornata intanto a uomo la difesa piacentina. Santa Rosa. Arresto, si appoggia al tabellone, segna 2 punti. Del nuovo più 10, 5-7, 6-7. 3 minuti che iniziano adesso. Gli ultimi 3 minuti della sfida. Gasparin da Soragna, si alza da 3 punti Matteo Soragna per il 60-67. E vediamo se in questo caso la Beccheri riuscirà a riavvicinarsi più di quanto fatto in precedenza. Santa Rosa non riesce a ricevere il pallone perché il passaggio viene sporcato. Magrini corre di là, serve Dordei, si arresta a centrare, il tiro è sbagliato. In qualche modo cattura il rimbalzo offensivo, con la seconda conclusione va a segno. C'è time out, siamo a meno 5. E Piacenza questa volta ci riprova. 2 minuti e 24 alla fine della sfida.
Struma in campo, rimessa per Valsesia, trovato Quartuccio, su di lui la difesa di Gasparin che recupera posizione davanti, blocco di Santa Rosa, c'è il fallo sul tiro da parte di Gasparin, incomprensione da parte del difensore del bloccante, quindi Quartuccio si è buttato dentro, ha provato a trovare questi due punti, gliel'ha impedito soltanto il fallo. Segna il primo tiro libero a sua disposizione intanto. Sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo di Soragna. Meno 6 e palla in mano per Piacenza. Fin da Gasparin. Nuovamente Fin che si prende questa conclusione pesante, sbagliata. E il rimbalzo per la Jesse Valsesia che con Santa Rosa supera la metà campo, poi Paolin. Su Quartuccio c'è Gasparin, servito Santa Rosa, difesa dura di Soragna e viene giudicata fallosa. Non è propriamente d'accordo Teo, quale ritiene di aver semplicemente toccato il pallone. Intanto timeout chiesto dalla panchina piacentina. Manca 1:33, siamo sempre sul 6-2-6-8 di poc'anzi. Donetta dopo il timeout, Walter Santa Rosa. Che realizza il primo tiro libero. Un po' di fortuna sul rimbalzo del pallone. Assegno anche con il secondo, quindi più 8 per gli ospiti, mentre i padroni di casa della Bakery Piacenza attaccano con Gasparin che va da Soragna. Ecco l'uscita di Magrini, si prende una conclusione difficilissima da 3 punti e cercando di farsi fischiare un fallo a favore finisce per esagerare, fallo tecnico per simulazione. Questa non ci voleva, che vuol dire non solo non aver trovato punti ma regalare un tiro libero a Santa Rosa e poi anche il possesso agli ospiti della Jesse Valsesia. Quartuccio va da Gatti, è rientrato sul terreno di gioco, è stato Santa Rosa. Fallo fischiato a Gasparin. Del quinto personale.
entrato Cuccarese al suo posto e Santa Rossa è in lunetta con i tiri liberi che potrebbero valere la nuova doppia cifra di vantaggio per i suoi. Sbagliato non di poco il primo tiro libero, ma la seconda opportunità, anch'essa sbagliata, lotta da Dordei che cattura questo rimbalzo. Corre Magrini, fin palla non persa perché si tuffa Dordei per il suo passaggio fuori misura. Gatti in controllo di palla, inseguito da tutta la difesa piacentina. Fallo di Finn su Paolin. Paolin che va cortissimo con il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, nuovo rimbalzo di Dordei, Piacenza ci riprova con Magrini che sbaglia un altro passaggio, questa volta era diretto a Soragna. E la partita è finita. 30 secondi al termine, 9 punti di vantaggio per Valsese che è anche in possesso di palla. Santa Rossa attacca sulla linea di fondo. Giacomelli sbaglia questo tiro fino a rimbalzo, ma ormai mancano soltanto 17 secondi. Piacenza prova in qualche modo a riavvicinarsi, doppio fallo fischiato a Cuccarese e siamo in attesa di capire chi sarà l'altro giocatore, il numero 11 Gatti. E time out. Time out per Piacenza quando mancano 13 secondi e 87. Il risultato sembra ormai in ghiaccio con gli ospiti della Jesse Valsesia. Che porteranno a casa questo risultato positivo. Può tornare in campo per questi ultimi 13 secondi e 87 che molto probabilmente serviranno semplicemente a definire il risultato finale. Ricordiamo anche che in occasione del match di andata Piacenza vinse di 7 punti. Vediamo se è questo il motivo che ha spinto coach Bizzozzi a chiamare questo timeout. Riceve Soragna, si alza da 3 punti, a segno. Canestro immediato, è il meno 6, però mancano 10 secondi, c'è un altro timeout, questa volta chiesto da Valsesia. Si può tornare in campo, così dicono gli arbitri alle due panchine.
10 secondi, 17 centesimi per concludere questa partita. Piacenza è sotto di 6 lunghezze. In qualche modo allo scadere dei 5 secondi riesce ad effettuare la rimessa, poi Gatti si alza da 3 punti, sbagliato. Altro rimbalzo di Dordei che poi si alza da metà campo, conclusione sbagliata. Finisce qui, Piacenza perde 7-1, 6-5. Vince meritatamente quindi Valsesia. Prossima sfida per i biancorossi sarà la trasferta di sabato prossimo, ore 21:15 al Palafiera di Forlì. Per questa sera è tutto, a tutti una buona serata e buon basket, buon basket, buon basket, buon basket, buon basket, buon basket.